Roberto Pugliese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per incontrare l'arte per quanto riguarda il premio Matteo Olivero, che è un premio ormai storico per quanto riguarda Saluzzo, Saluzzo in provincia di Cuneo, lo ricordiamo. Roberto Pugliese, giovedì 28 ottobre alle 18:30, inaugura una installazione sicuramente tutta da raccontare, da vedere, da ascoltare. Sinestesia, ecco. Roberto Pugliese con questa installazione vince il premio Matteo Olivero 2021. Bella soddisfazione. Eh beh, direi sì, che posso essere fiero e felice per questo riconoscimento. E questo riconoscimento viene dato a questa installazione, perché a volte con l'arte, Roberto Pugliese, correggimi se sbaglio, si fa presto a dire installazione, ma a volte la parola installazione ha una sua complessità, o sbaglio? Beh, sì, questa in particolare è un'installazione sonora che è basata sull'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che ha coinvolto diverse figure, soprattutto è stato un lavoro particolarmente articolato, stiamo allestendo proprio in questi giorni in via definitiva e che non vediamo l'ora anche noi stessi, in prima persona, di vedere terminato e funzionando. L'arte per Roberto Pugliese ha sempre, spero di non sbagliarmi, a che fare o molte volte a che fare con la tecnologia, però non è mai una tecnologia che rimane lì, dialoga sempre con qualche, con il suo, con il, con quello che c'è intorno, con il proprio paesaggio. E la tecnologia e la musica sono da sempre due passaggi importanti per Roberto Pugliese, è vero? Assolutamente sì, perché io ho una formazione musicale, attualmente insegno musica elettronica, composizione musicale elettroacustica in particolare al Conservatorio di Alessandria, quindi giusto per rimanere in Piemonte, insomma. E Diciamo che qual è stato lo scatto che ha fatto diventare Roberto Pugliese non solo un artista musicale, no? Cioè nell'apprendere e nell'insegnare musica, musica contemporanea, ma far entrare la tecnologia e quindi far entrare la musica in un territorio, non dico diverso, ma a volte un po' inatteso. Beh, diciamo che prima di tutto devo tanto a quello che è stato il mio maestro, che è Agostino Di Scipio, che oltre ad essere un compositore contemporaneo incredibile, soprattutto molto, molto apprezzato, è anche un artista che qualche volta si cimenta in installazioni sonore. Quindi partendo dai suoi insegnamenti, poi diciamo che ho maturato una curiosità molto forte nei confronti di questo altro mezzo e frequentando l'Accademia delle Arti come uditore ho cominciato a fare prime collaborazioni con artisti visivi che mi chiedevano musiche o comunque suoni, mettiamola così, per le loro installazioni in primis, dopodiché diciamo che queste collaborazioni sono diventate sempre più frequenti, fino a quando non ho capito che in qualche modo avevo maturato una mia poetica, mettiamola così, indipendente, e ho iniziato a cimentarmi, insomma, in questa nuova disciplina in maniera autonoma. Roberto Pugliese, ma chi è l'artista visivo? Allora, io diciamo che ho una mia teoria, nel senso che per me quando si parla di composizione, è un discorso in realtà ampissimo, a 360 gradi. La composizione può essere fatta, può essere realizzata in maniera appunto sonora, musicale, oppure anche visiva. Per quanto mi riguarda, anche i cuochi, i chef sono dei compositori, perché appunto chiunque abbia diciamo una tavolozza di ingredienti che può combinare in un certo modo, sta componendo. Quindi l'artista visivo è semplicemente un artista che ha più confidenza, con un aspetto appunto grafico, un aspetto visivo, piuttosto che un compositore di musica che invece magari ha più attenzione, ha più conoscenza del mezzo sonoro.
però sono due figure assolutamente uguali, cioè simili. La composizione è la composizione, a prescindere dal mezzo che noi utilizziamo. Prima mi hai giustamente definito artista tecnologico. Beh, per me la tecnologia è un qualcosa che è sempre stato a disposizione dell'arte, partendo proprio dall'origine della parola, cioè tecnologia non è altro che la fusione di tecne e logia, che sono due termini che fondamentalmente ci parlano già in maniera insita della parola di arte, cioè tecnicamente è un discorso, un ragionamento sull'arte, questo in teoria vorrebbe dire tecnologia, ma per me la tecnologia è sempre esistita, nel senso, anche il pigmento è tecnologia, anche lo scalpello è tecnologia, anche il pennello è tecnologia, la tela, sono tutte tecnologie che l'uomo ha inventato per poter esprimersi. L'unica differenza è che io magari utilizzo una tecnologia che è contemporanea al mio periodo storico, cioè particolarmente attuale al mio periodo storico, ma la tecnologia e l'arte sono sempre state di pari passo, hanno sempre camminato insieme. Eh sì, hanno sempre camminato insieme, solo che a volte, Roberto Pugliesi, noi siamo, dico noi che non artisti non siamo, ci piace un po' essere legati a un concetto tradizionale di arte, no? Ammesso che la parola tradizionale sia possibile utilizzarla, mentre l'arte vive il respiro del suo tempo, e se oggi è il tempo della tecnologia, l'arte dalla tecnologia deve prendere l'arte. Grazie alla tecnologia deve anticipare, no? E quindi prende la sua vera forma in questa maniera, no? Se vogliamo, un po' un'anaformose artistica, o sbaglio? Beh, assolutamente, è ovvio che in base a come noi utilizziamo la tecnologia cambia anche il risultato artistico. Heidegger in uno dei suoi scritti ci dice proprio questo, dice che non è vero che il mezzo è l'influente al fine del risultato artistico, ma è parte importante dell'opera stessa. Quindi se partiamo da questo tipo di ragionamento, è ovvio che l'utilizzo della tecnologia che scegliamo in qualche modo sicuramente influisce nel risultato artistico. Poi è ovvio che ogni artista, insomma, interpreta anche utilizzando la tecnologia il proprio modus operandi in maniera diversa. Roberto Pugliese sta proprio lavorando in questi giorni, come diceva poco fa, per terminare l'installazione, che non è un'installazione temporanea, vero, quella di Saluzzo? Beh, non lo diciamo troppo a voce alta perché altrimenti la sovrintendenza non ci fa finire, però adesso scherzi a parte, in teoria dovrà insomma stare lì si spera per più tempo possibile. Si spera per più tempo, così creare stupore e creare dialogo, perché l'arte non è solamente qualcosa che ti crea stupore, ma crea comunque un dialogo tra chi passa, vede, ascolta, per questa sinestesia eco. Ci vuoi spiegare il titolo di quest'opera, Sinestesia Eco? Sì, vabbè, prima di tutto vi parlo dell'opera in sé, così che poi possiamo anche arrivare al titolo. L'opera ha due importanti connessioni, diciamo anche mezzi di espressione. Il primo è quello appunto visivo e il secondo è quello sonoro, mediati, come ci dicevamo prima, da un apporto tecnologico, in questo caso in realtà è anche abbastanza massiccio. L'idea di base parte dalla volontà di in qualche modo di far conoscere anche alla comunità di Saluzzo quello che succede all'interno del palazzo che ospiterà l'opera. In particolare, il palazzo di cui stiamo parlando sarà una sede nuova della già insomma super conosciuta Saluzzo e non solo scuola di musica, che ha un respiro internazionale, e in particolare all'interno di quella parte, insomma, di quel palazzo, nascerà un nuovo centro di studi per le tastiere antiche. Quindi ovviamente sarà rivolto a clavicembalisti, pianisti, insomma, che affronteranno un certo repertorio storico. Quindi la volontà era quella di prendere
insomma, in qualche modo l'energia sonora e soprattutto diciamo, la cultura, la musica che viene prodotta all'interno di questi luoghi e farla conoscere, donarla in maniera più diciamo, efficace anche al resto della comunità. Quindi ho sviluppato questo progetto nel quale ci saranno 17 altoparlanti che saranno sospesi tramite una tensostruttura sulla facciata del palazzo, che riprodurranno comunque delle musiche abbastanza, mettiamolo così, molto particolari. Perché dico molto particolari? Perché mediante l'utilizzo di un software che ho scritto insieme a Francesco Brescia, che è un mio ex collega del Conservatorio di Bari, questo software cosa farà? Studierà proprio grazie a una rete neurale artificiale, studierà delle partiture di compositori appunto pre-Bacchiani. E da lì, grazie a questa intelligenza artificiale, svilupperà ogni giorno delle variazioni sul tema di queste composizioni che lui sceglierà in maniera casuale. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una sorta di database con tante partiture di compositori appunto di quel periodo storico di cui parlavo prima, che verranno selezionate, come dicevo, in maniera casuale dal software, le studierà veramente, cioè proprio come se fosse un qualcuno che sta studiando una partitura, e ne trasmetterà una partitura appunto simile ma non uguale, con un alto tasso di, diciamo così, improvvisazione o, mettiamola così, variazioni sul tema. Quindi ogni giorno verrà riprodotta una variazione diversa in maniera casuale. Questo accadrà nella prima parte della giornata, mentre nella seconda parte della giornata, più nelle ore serali, cosa farà? Lo stesso software genererà, partendo da le frequenze che sono state maggiormente suonate, diciamo, nell'arco dell'improvvisazione. Della mattina, partendo da quelle frequenze, creerà un tappeto sonoro elettronico, appunto, che rappresenta, diciamo, la parte, mettiamola così, contemporanea, rispetto a quella tradizionale che ha suonato la mattina. Quindi tutto, diciamo, questo discorso è un discorso che, insomma, vuole creare un legame tra la tradizione storica musicale e invece l'apporto contemporaneo, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista musicale. Sinestesia è eco appunto perché creiamo, cioè la volontà è quella di creare una sinestesia tra l'aspetto formale visivo dell'opera, che in qualche modo ricorderà anche una sorta di pentagramma, mettiamola così, contemporaneo, ha il risultato musicale che verrà sviluppato. Quindi è da questo, diciamo, binomio che nasce il titolo dell'opera. E quest'opera sarà patrimonio del premio Matteo Olivero, un patrimonio sia musicale che artistico, e quindi dalla prossima settimana, da quando giovedì 28 alle 18:30 nella ex Biblioteca Civica in via Volta a Saluzzo in provincia di Cuneo, Roberto Pugliese, con la sua installazione Sinestesia Eco, sarà presente con la sua arte. Quindi, Roberto Pugliese, quando noi si passerà in via Volta, ascolteremo musica o la musica è attivata dal passaggio delle persone? No, allora, dato che lì c'è una scuola appunto di musica e non possiamo ovviamente essere troppo invadenti né nei confronti della scuola né nei confronti delle persone che ovviamente vivono lì nei paraggi, abbiamo deciso che ci saranno due momenti nell'arco della giornata nei quali verrà riprodotta la musica. Appunto, stiamo ancora decidendo le fasce orarie giuste, diciamo, per dare
meno fastidio possibile, però probabilmente la prima sarà fruibile alle ore 12, una volta al giorno, quindi solo alle ore 12, e l'altra invece, quella serale, dovrebbe essere riprodotta alle 18. E quindi andremo ad ascoltare, andremo a vedere e resteremo in ascolto delle musiche 2 volte al giorno. E ovviamente, se ho ben compreso, Roberto Pugliese, se io passo più volte ci sono più ascolti. Diversi. Sì, diciamo, ogni giorno ci saranno degli ascolti diversi. Bene. Mi sembra che sia veramente molto interessante e curiosa questa installazione per quanto ci riguarda e desideriamo sicuramente scoprirla insieme con molti altri. Intanto, grazie davvero Roberto Pugliese per essere stato con noi qui nel Posto delle Parole. Grazie veramente a voi per l'invito. Vi auguro una buona giornata.